Io credo che sia praticamente impossibile. Cioè, ritengo che noi abbiamo un'idea di poter dominare gli eventi della rete che è superiore a quello che attualmente è possibile fare. Nel senso che la rete evolve in un processo appunto evolutivo che dipende da tanti fenomeni e credo che alcune regole imposte, diciamo, da fuori, sia da privati che dagli stati, siano del tutto inefficaci rispetto alla sua naturale espandibilità e naturale globalizzazione. Abbiamo tanti fenomeni di questo tipo in cui la tecnologia procede e non sappiamo nemmeno più dire quello che dicevamo una volta, che la tecnologia è neutra e si dirige al bene o al male, diciamo, a seconda delle decisioni dell'uomo. Quello che mi sembra è che la tecnologia vada avanti come un fiume che ha delle condizioni iniziali, delle regole evolutive e percorra questo fiume nella direzione che è naturale per la tecnologia. Quindi ritengo che decisioni di localizzare o limitare la pervasività della comunicazione, della rete, siano assolutamente inefficaci. Queste due domande, che sono formulate con parole anche molto diverse, in realtà richiedono delle risposte che sono molto correlate con quella che ho già dato per la domanda precedente. Se si parla di consapevolezza della rete, consapevolezza del singolo cittadino, dell'utente della rete, evidentemente è auspicabile che aumenti la consapevolezza dello strumento. Ma l'essere consapevoli di uno strumento non vuole necessariamente dire poterlo condizionare più di tanto. Mi piace fare una metafora che voglio fare qui. Quando si parlava dell'energia nucleare, l'energia nucleare va ed è impiegata a partire dagli strumenti ordigni, bombe atomiche, passando per la produzione di energia fino alla salute, il PET, strumenti diagnostici che sono nucleari. Quindi l'energia nucleare attraversa, diciamo, tutto l'arco che va dal male al bene, con tutte le sfumature intermedie. Al tempo dell'energia nucleare si potevano individuare dei momenti in cui l'uomo prendeva delle decisioni e faceva diventare l'utilizzo di quella cosa buono o cattivo. Per esempio, gli Stati Uniti hanno deciso di costituire il laboratorio a Los Alamos per la costruzione della prima bomba atomica e questo fatto era dipendente dalla decisione che ha preso un uomo in un preciso momento. L'evoluzione della rete e l'evoluzione delle comunicazioni non rispondono più a questo paradigma. Non c'è un uomo in un certo momento che decide che cosa fare e quindi che indirizza il percorso della tecnologia in un verso o nell'altro. Il percorso della tecnologia è stabilito da milioni, forse miliardi di microeventi che avvengono e avvengono distribuiti su tutto il mondo. E un numero così enorme di microeventi sono fuori dal dominio di chiunque, cioè ciascuno nel suo piccolo può condizionare un piccolo orientamento, piccolo, minuscolo, quasi insensibile movimento della tecnologia, ma la tecnologia va con la risultante di tutto questo mare di decisioni e tutto questo mare di decisioni è fuori dalla decisione di un singolo.
Quindi essere consapevoli, sì, anche essere consapevoli di queste cose, però il pensare che la consapevolezza ci dia degli strumenti potenti per orientare, per guidare, è una cosa che io, almeno io personalmente, non credo sia possibile.